tantissimi telespettatori, utenti e clienti allo Stabia in Fiera per Anna Tatangelo. Noi siamo venuti qui all'Hotel Miramare perché volevamo averla tutta per noi. Anna, questo Stabia in Fiera è stato un evento veramente importante, grande per le persone che l'hanno organizzato, giovanissimi organizzatori. Prima edizione, e il fatto di averti come ospite, soprattutto ad avere un tuo concerto, sentirti cantare qui per noi stabiesi, è un grandissimo onore. Quindi innanzitutto ti ringraziamo. Grazie, assolutamente. Devo dire che ho letto tantissimi commenti, c'è tanta attesa per questo concerto e quindi cercherò di farvi divertire tutti e soprattutto di divertirmi io. E ogni volta è veramente un grazie perché l'affetto che trovo qui è, non dico raro, però si distingue sempre. È proprio al di là del fatto di un semplice concerto, proprio la cosa che tu ami questo popolo, questa terra. Io l'ho visto anche nel fatto che tu hai chiesto al primo cittadino, insieme a Simioli, hai speso una parola per le terme di Stabia. Sì, anche per lo Stadio San Paolo e quello che si può fare nel nostro, cioè quello che possiamo fare nel nostro piccolo quando si può lanciare un messaggio lo facciamo, cioè questa è una cosa che alla quale teniamo tanto, no? Gli artisti, ad esempio anche Gigi tiene molto alla sua terra e combatte per queste cose però ovviamente lì il discorso, come dicevo in radio, è un pochino più ampio e si dovrebbero svegliare un pochino i vertici della politica per cercare di salvaguardare appunto il nostro patrimonio artistico. Anna, tu combatti tanto anche per le donne, Rose Spezzate. Rose Spezzate e tante altre canzoni che rispecchiano la donna ed è bello perché poi diventano non solo le mie canzoni, diventano appunto delle donne, no? E quando una canzone riesce ad entrare nel cuore delle persone e non farle sentire sole, vuol dire che l'obiettivo è centrato. Da donna ti comincio a dire grazie. Ciao. Ciao.